prendere un autobus a Pescara non è un piacere e non è solo perché la città adriatica registra il più alto numero di mezzi inquinanti, almeno stando a quanto rilevato dall'osservatorio sui macro trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merce e persone, curato da Continental. La biglietteria chiusa nei giorni festivi d'estate è impensabile, è il caos più totale per i passeggeri, gli utenti e il turista. Non hanno informazioni, non hanno la possibilità di acquistare biglietti, è, ripeto, il caos più totale. Qual è la critica più gettonata degli utenti? La critica più gettonata degli utenti è il malfunzionamento delle aree condizionate, la poca chiarezza all'interno del terminal bus, non sanno dove rivolgersi, a chi rivolgersi, dove, quali siano gli stalli di partenza degli autobus, è un problema continuo e costante questo. Quando si arriva al terminal di Pescara, ha spiegato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, possiamo constatare una situazione di degrado assoluto. I dipendenti parlano di manto stradale ammalorato e segnaletico orizzontale inesistente e hanno pienamente ragione. Questo stato di cose genera un enorme caos nell'assegnazione degli stalli per i mezzi. La scarsa illuminazione nelle ore di buio rende poco visibili gli spazi e si registra un accesso incontrollato di autoveicoli privati non autorizzati che mettono a repentaglio la sicurezza di autisti e utenti. C'è un problema di mancanza di servizi igienici, panchine e luoghi dove potersi riparare. In questo momento, soprattutto con il caldo torrido, l'utenza non sa dove ripararsi, è veramente devastante. Ma a questo si aggiunge tutte le problematiche all'interno dei bus, autobus sporchi, maleodoranti, senza aria condizionata, mancano le pedane per i disabili, pieno di barriere architettoniche, udite udite all'Air Link, che è quel bus che dovrebbe collegare la stazione centrale con l'aeroporto, anch'esso manca della pedana per i disabili. Ecco, tutto questo denota il più grande fallimento del centrodestra al comune di Pescara, alla regione Abruzzo, che in continuità con le amministrazioni di centrosinistra non si sono mai preoccupate di risolvere il problema dell'aria risulta. Questa deve essere un vero polo attrattivo che deve poter attrarre il turista, cullarlo, coccolarlo e portarlo a visitare la città. Così il turista che fa? Scappa, viene, guarda questa cosa e scappa, e questo è veramente devastante.